La fonte di ispirazione nel immaginare la collezione Revere è stata sicuramente un'attrazione molto forte che ho in questo periodo per tutto il periodo degli anni 50, primi 60. È un mondo in cui l'eleganza, la sofisticazione e l'innovazione è stata molto potente nel mondo del design e dell'architettura, e mi interessava molto cercare di riportare, aggiornando quel linguaggio, in un contesto ovviamente molto più contemporaneo e molto più moderno. I colori scelti fanno parte di quel linguaggio. La difficoltà è stata sicuramente riuscire a riprodurre quelle atmosfere con un mood, con un colore caldo e accogliente, e allo stesso tempo riuscire a fondere i colori dei diffusori, che hanno una traslucenza particolarmente affascinante, con i colori degli accessori metallici. Un altro elemento che bisogna considerare nell'affrontare il progetto di una lampada è sicuramente quello della sua dimensione bipolare, vive da accesa e da spenta, e trovare i toni giusti, i colori che vivano bene sia quando la lampada è accesa che quando la lampada è spenta, è stata una delle ricerche più difficili, ma che credo abbia dato dei risultati ottimi. Abbiamo cercato di integrare una seconda funzione, una funzione secondaria, che attraverso l'uso di questi vassoi portaoggetti, che sono bene o male la cifra di tutti i modelli, una funzione di supporto, di servo muto, nel quale poter posare gli oggetti che si tolgono dalle tasche, smartphone durante la ricarica, appoggiare dei libri quando nelle versioni da terra l'oggetto è utilizzato accanto a una poltrona. Chiedermi se esiste un pezzo preferito all'interno della collezione Revere è un po' una domanda trabocchetto, è come chiedere ad una madre se ha un figlio preferito. Io credo che ci siano in ogni figlio qualità e difetti, ma un genitore ama ugualmente qualità e difetti di ogni suo figlio.